What happened last week? Found him for gunshot. What happened the week before that? They had a shootout at the gas station. Il film parla di una comunità, non dei singoli individui, racconta la comunità attraverso i singoli individui, come li ho incontrati nei miei viaggi durati ben 2 anni alla ricerca di questi portavoce di una storia di una comunità che è quella dei Neri d'America. Come hai guadagnato la loro fiducia? Perché soprattutto per le Black Panther, insomma, immagino che non è semplice. C'è stato un percorso molto lungo di confronto tra me e loro. Eravamo tutti consapevoli del fatto che le Panther si negavano ai media bianchi da almeno un ventennio. Il capo nazionale delle Panther ha detto che è stato più un atto di fede, un qualcosa di spirituale, per cui hanno deciso di fidarsi di me. La responsabilità ricadeva tutta sulle mie spalle. Non voglio neanche pensare a cosa sarebbe potuto succedere se avessi tradito. We've been set free, but we still being slaves, God damn it. Che cosa fare quando il mondo è in fiamme? Questa è una domanda, cioè chi non lo vuole accettare questo, chi non si rassegna, che cosa fare? Raccontarlo uno pensa. Lo spiritual diceva scappiamo da nostro Signore, quindi la soluzione è uno spiritual che non ci fornisce una soluzione, la soluzione è il fuggire. Nascondersi non è servito a niente, fuggire non servirà a niente, poi dipende cosa fare, è una domanda appunto che io pongo attraverso il film. Senti, tu sei marchigiano, il tuo percorso è iniziato qui dall'Italia, l'Italia come la vedi adesso, anche se non è l'oggetto del tuo racconto? Sì, sembra che ci sia questo sfasamento temporale, io come se vedessi l'Italia con 2 anni di anticipo vivendo in America, quindi la vedo con apprensione e con nostalgia e con dolore, ragion per cui penso che forse con il know-how acquisito potrei anche raccontare delle storie italiane. You should know why I'm teaching you how to fight. To protect yourself. Because nowadays, people don't fight. They like to shoot.